Allora, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo qui in camera mia, nella mia tana, anche se un po' spoglia perché sto facendo i bagagli e parto. Torno a casa per le ferie estive. Bella. 6 mesi che non torno a casa, ma non parliamo di questo. Oggi andiamo avanti con la miniserie che mi sono prefissato di portare avanti. Ora ho un po' più tempo, ho consegnato tutti i progetti, di qualcosa parleremo anche. Quindi il video di oggi semplicemente sarà come registrare la chitarra a casa in un studio in 4 minuti. Quindi via col video. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al canale, lasciare un like e un commento e dirmi le tue personali strategie per registrare la tua chitarra acustica a casa. Il video di oggi sarà incentrato appunto sulla chitarra acustica. Vedremo in un secondo video la chitarra elettrica. Parliamo di chitarra acustica. Anzi, aspetta un attimo. Prendiamo una chitarra, così ci capiamo un attimo, no? Primo consiglio: ascolta il tuo strumento. Infatti, ogni chitarra ha, diciamo, un suo punto di emissione specifico, o meglio, un suo spot dove suona meglio. Quelli un po' più ricercati sono l'ingresso del foro e il 12° tasto. In linea di massima, corpo e definizione. Questo è vero, ma non è sempre vero, soprattutto in chitarre magari un po' più economiche come un Harley Benton da 100 rotti euro. Magari necessita di essere microfonato in un punto diverso. Infatti io ho notato che con questa chitarra spostarsi un po' più verso, non so dirvi perché fisicamente questo accada, ma fidatevi, ascoltate il vostro strumento, è un ottimo consiglio. Secondo consiglio: occhio alla distanza. Difatti in casa si sa, si ha sempre quel rapporto tra riverbero e effetto di prossimità, ovvero più ti avvicini più il suono è naturale, ma più isoli il riverbero della stanza. Più ti allontani, più il suono è naturale, ma più riverbero hai. Fate delle prove, anche con microfonazioni diverse. E questo si lega al terzo consiglio, e ora ve li spiego tutti insieme. Prediligete una microfonazione stereo. L'errore che spesso si fa a casa, quando registrate la vostra chitarra acustica, è mettergli un condensatore davanti e pensare che quello vada bene per tutto. In realtà io preferisco che voi prendiate 2 microfoni dinamici, ci stanno quelli della Neewer, 80 euro, 2 dinamici a diaframma stretto, tipo i 57 a posto, oppure 2 PA57, o se siete un po' più signori, 2 Shure SM57, e fate una microfonazione stereo. Questo che cosa vi permette di fare? Vi permette di fare un XY o uno RTF o una B un po' più largo. Questo che cosa vuol dire? Che anziché avere solo un microfono a una distanza costretta, potete stare più largo, fare diversi tentativi e magari un XY suona bene, lo RTF no, o viceversa. Ultimo consiglio: curate l'esecuzione. Un'esecuzione a tempo, con una qualità del suonato buona e una pulizia delle note del tocco, vi darà sempre una migliore lavorazione in mix rispetto al lo sistema in post. Lo sistema in post non funziona, funziona a suonare bene. Quindi questi erano i miei 2 cents per la registrazione delle vostre chitarre acustiche in casa. Quindi fammi sapere cosa ne pensi, dimmi se seguirei i miei consigli, fammi sentire qualcosa, mandamelo per email. In caso tu ti registri e hai visto il mio video e ti è venuta voglia di provarci. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Bella.